Morta sull'ambulanza mentre veniva trasportata dall'ospedale di Vibo Valentia al pugliese di Catanzaro. Un trasferimento d'urgenza reso necessario da problemi respiratori che la piccola ha manifestato subito dopo la nascita, avvenuta con un parto cesareo allo Jazzolino intorno alle 13. Non è servita a nulla la corsa verso Catanzaro, durata in realtà molto poco. Le condizioni della neonata sono peggiorate subito dopo la partenza, fino ad aggravarsi irrimediabilmente. E sulla sua morte la procura di Vibo Valentia ha deciso di vederci chiaro, ha aperto un'inchiesta disponendo l'acquisizione della documentazione medica e della cartella clinica. Gli agenti della polizia stanno sentendo in questi minuti il padre della bambina, mentre la madre è ancora ricoverata. I genitori sono originari di Arena, in provincia di Vibo. Sulla vicenda intanto è intervenuta anche la deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci, annunciando che presenterà un'interrogazione al governo. Saranno le indagini a fare luce su quanto accaduto, ha dichiarato. Risalta però che la piccola sia stata trasferita prima a Catanzaro, sebbene dovesse giungere all'ospedale di Cosenza, provvisto di assistenza neonatale.